siamo alla stazione di arrivo dell'ascensore che in soli 2 minuti porterà fino sul bastione veneziano. Andiamo a vedere come funziona l'accesso in tempo di Covid. Si tratta di un ascensore pubblico, per cui nella logica avremo 2 zone separate, una zona di accesso dove uno può prendere il biglietto a pagamento, un tornello per poter accedere uno per volta e quindi sull'accesso ci sarà un contapassaggi, le partenze saranno programmate ogni 12-15 minuti, uno riesce a visualizzare quante persone sono entrate e quante partiranno. Poi relativamente alla struttura della stazione a monte e a valle, che sono la stessa cosa, abbiamo queste 2 zone completamente indipendenti, nell'automatismo ci sarà l'apertura in primis delle porte di uscita, per cui i passeggeri possono uscire, la cabina chiaramente ha 2 porte contrapposte, si chiude la porta di uscita, si apre la porta d'ingresso e poi ci sarà l'accesso per il ritorno a valle. L'ascensore è una cellula totalmente in vetro, è una vetrata strutturale con 2 porte totalmente vetrate anche quelle, e l'idea era di dare il più possibile un effetto trasparenza e panoramicità sull'infrastruttura. In tempo di Covid la provincia sta valutando la possibilità di far entrare un 70% della potenzialità massima, per cui dovrebbero essere 14 persone. L'ascensore panoramico inclinato, che sarà inaugurato ai primi di luglio, offrirà una vista panoramica sul lago di Garda e sulla città eccezionale. Promosso da Lido SPA e progettato dallo studio Fontana Lotti Lorenzi, ha uno sviluppo di 208 metri per un dislivello di 130 e consentirà a regime di trasportare fra le 400 e le 500 persone al giorno per circa 150.000 passaggi annui in sicurezza. Il presidente di Lido, dottor Bernardi, ci ha tenuto ad organizzare la possibilità di inserire all'interno della cabina una macchina igienizzante ad aria d'ozono. Poi ci saranno anche delle macchine per la pulizia delle mani e l'igienizzazione manuale all'esterno, sia alla stazione a monte che alla stazione a valle.